Ne ignoravo il nome. Il mare mi suggeriva Maria. Era ormai la mia stella nel vago della notte. Io, disperso, mi sorprendevo a pregare. Era la stella del mare. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si riaccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate giuso intre mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. Quando non c'è la donna manca l'armonia. Noi diciamo, parlando, ma questo è una società, è un forte atteggiamento maschile, e questo no. Manca la donna. Sì, la donna è per lavare i piatti, per fare... No. La donna è per portare armonia. Senza la donna non c'è armonia. Non sono uguali, non sono uno superiore all'altro, no. Soltanto che l'uomo non porta l'armonia, è lei. E lei che porta quella armonia che ci insegna a carezzare, a amare con tenerezza e che fa dal mondo una cosa bella. Questo è il gran dono di Dio, ci ha dato la donna. E nel Vangelo abbiamo sentito di che cosa è capace una donna, eh? È coraggiosa quella, eh? È andata avanti con coraggio. Ma è di più, è di più. La donna è l'armonia, è la poesia, è la bellezza. Senza di lei il mondo non sarebbe così bello, non sarebbe armonico. E a me piace pensare, ma questa è una cosa personale, che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre. Oh.
Mi chiamo Miriam e ho 13 anni. Quando ne avevo 6, mentre tenevo ancora in mano la rozza scopa con cui avevo spazzato sotto il portico del tempio, una volta andati via gli studenti, Rabbi Aaron mi spiegò che il mio nome è fondo più della cisterna dove fu buttato Giuseppe, figlio prediletto del nostro patriarca Giacobbe. Per quanto si scavi, c'è sempre ancora un po' di terra che cede e si capisce che si può andare più giù. Il Rabbi dice che potrebbe essere un nome composto e allora potrebbe significare mare amaro, goccia del mare o mirra del mare. Oppure potrebbe essere un nome semplice e voler dire speranza, ma anche altezza, oppure signora o illuminatrice. E ancora può voler dire essere forte, ben nutrita, bella. Oppure può la sua origine essere straniera alla nostra terra e venire invece dall'Egitto. In quel caso vorrebbe dire cara, diletta, ma non solo. Perché Rabbi Aaron dice che c'è più scienza nelle lettere che nella prima delle schiere celesti. E allora un giorno ha preso la tavoletta di cera e lo ha scritto. Ha scritto il mio nome, Miriam. Mi sento chiamare Miriam, ma la voce non è diffusa come al solito, come se venisse da ogni parte. No, questa volta viene da un punto preciso, è alle mie spalle. Miriam mi chiama per nome, anche se non so chi sia. Penso di dover lasciare la stanza. Sono una ragazza, sono ormai fidanzata e non mi è permesso incontrare uomini da sola. Rallegrati, Miriam, favorita da Dio. La sua voce tutta un tratto si fa potente prima che io afferri il significato delle parole che ha pronunciato. Il Signore è con te. Ora il suono della sua voce mi riempie la testa e mi chiedo
perché non arrivi nessuno? Come fa il resto del villaggio a non sentire questa voce che tuona? Sono Gabriel e sto al cospetto di Dio. Adesso il pavimento trema, come quando in sinagoga si canta gloria, 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 battendo i piedi per far sentire tutta la forza di Dio, benedetto sia il suo nome, tutta la sua potenza che scuote il mondo dalle fondamenta. Sarai madre di un bambino che prenderà il trono del re Davide, salverà il suo popolo dai suoi peccati, sarà figlio del Dio Altissimo, lo chiamerai Yeshua. Com'è possibile? La domanda mi sfugge dalle labbra, forse non l'ho neppure detto, forse l'ho solo pensato. Com'è possibile che io concepisca se sono ancora qui nella casa di mio padre e non mi sono unita a Joseph? Non temere, su di te Dio stenderà la sua ombra, su di te farà scendere il suo spirito, scenderai, sarai madre. Anche Elisheba, tua parente, che tutti dicevano sterile, ha concepito ed ora aspetta un figlio. Niente è impossibile a Dio. Allora io dico, sia come hai detto, sono la serva del Signore, mentre abbasso il capo per non sentire la sua voce, divenuto come un fischio che sempre più sottile pare entrarmi nelle ossa. Poi nient'altro, né la voce, né la sua figura. Non c'è più niente. Resto in piedi in mezzo alla stanza, il telaio alle mie spalle, il lavoro interrotto, il filo rosso a terra insieme al pettine di legno. Nella mia testa un silenzio irreale, solo qualche parola a tratti risuona come un ciotolo caduto dalle scale. Madre, figlio dell'Altissimo, niente è impossibile. Yeshua. Dio è uno solo, ma non diciamo forse che il suo nome riempie i cieli e la terra? Nella mia piccolezza penso anche che Dio, benedetto sia il suo nome, sia così grande da fare una cosa nuova. E cosa c'è di più nuovo di un bambino? Come è uscito Abram dalle mani del Signore e dal fango dell'Eden? Non lo so. Come può uscire un figlio da una vergine? Non lo so. Come può uscire da me il figlio di Dio? Non so neppure questo. Come farà il mio grembo a contenere il figlio di colui che non può neppure essere chiamato per nome? Thank you.
Miriam, sei tu? Mentre lo dico sento una capriola nel grembo. Appoggio una mano dove ho sentito premere e scalciare mio figlio. E come mai la madre del Signore viene nella mia casa? Dico così, proprio così, come se qualcuno tirasse fuori le parole. Le prendo la mano che è calda e piccola e la porto nella pancia. La premo perché senta i piedi di mio figlio che scalciano. Aspettiamo insieme, trattenendo il respiro. Miriam si accascia sulle ginocchia, ride e piange insieme. Si rialza, mi abbraccia con forza. Adesso la mia pancia tocca la sua. Miriam mi stringe, mette la sua faccia sotto il mio manto, quasi si nasconde nel mio velo e non fa che ripetere che Dio è grande, che rialza chi è caduto, che innalza i poveri, che stende il suo braccio potente, ricolma di beni bisognosi, che ha fatto ciò che aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza, che il suo nome è santo e riempirà la terra. È vero, Miriam. È proprio così. Ha visto l'umiltà della sua serva, le rispondo. Il suo slancio mi stringe le viscere. Le sue parole toccano la parte più profonda di me, quella che non ha mai smesso di sperare che un giorno avrei avuto un figlio, e le rispondo ancora. Beata colei che ha creduto nelle parole del Signore. Oh,
vedi, bambino? Vedi tua madre che si inchina come solo è permesso fare davanti a Dio, sotto i colpi del corpo che sembra non obbedirmi più. Mi inchino a questo bambino misterioso, misterioso re che ha già il suo dominio nel mio grembo. Lui è dentro di me, ma anch'io mi sento dentro di lui. È tutto questo il mio bambino, annunciato da un angelo inviato nel posto più basso di questa terra, dominata nella mia impura Galilea, formato nel più basso del nostro popolo, nel grembo di una donna e, se ancora non fosse abbastanza, nel grembo di una ragazzina, senza ancora marito, esposta alle calunnie e alle pietre. Yeshua, vedi le stelle del cielo? Chiedo sottovoce. È il Signore Dio che le ha fissate la volta del firmamento. Nella volta del mio grembo, invece, ha fissato te. Penso al buio del grembo e mi pare di vedere un luccichio, un chiarore. Porto una luce in grembo, un sole prima dell'alba. Resterò segreta e nascosta, perché in me si è nascosto Yeshua. Imparerò da lui, che è venuto in me come il lievito, come il seme. Thank you.
Trent'anni senza miracoli, con la bellissima sfida di condividere la nostra semplice quotidianità e renderla straordinaria. Poi una festa. Ma ci pensi tu, dove inizia Gesù a fare miracoli? Va ad una festa d'amore, per dirci una cosa grande, che da una casa dove c'è amore, da una famiglia che inizia scommettendo sull'amore, viene la forza per cambiare la vita. Gesù non inizia dal tempio, ma da una festa. La festa è come una cattedrale, un tempio eretto non nello spazio, ma nel tempo, nello scorrere dei giorni, nel quotidiano. La vera storia inizia da lì, nell'intimo delle case, e incontriamo qui la prima forma cordialissima di servizio alla gioia: condividerla. Maria vive con attenzione, e dal vino al pane, da Betlemme, città del pane, al pane spezzato sul tavolo della comunione.
Ecco cosa disse al Tempio un vecchio sacerdote. Ora lascia, o Dio, che il tuo servo vada in pace. I miei occhi hanno visto la tua salvezza. Questo bambino sarà una luce per tutte le nazioni e la gloria di Israele, suo popolo. Questo bambino è venuto per aprire e chiudere, rialzare e abbattere, sciogliere chi è in catene e legare gli oppressori. Come i veri profeti, sarà respinto da molti. Ecco cosa mi disse al tempio quel vecchio sacerdote. Sii coraggiosa, perché una spada passerà il tuo cuore. Una spada ha trafitto l'anima mia, una spada come corona di spine, una spada come colpi di flagelli, una spada come colpi di martello, una spada come chiodi, una spada come indifferenza, una spada come croce, una spada come aceto. Una spada come sputa, come ingiuria, come scherni, come risa, come... Una spada trafigge l'anima mia. Una spada come violenza. Una spada come indifferenza.
una spada come umiliazione, una spada come ingiuria, oltraggio e disonore, una spada come vittime, una spada come guerra, una come battaglia, una come offese, oppressioni, mistificazioni, una spada come abbandoni, una spada come prepotenze, una spada come soprusi, una come le oppressioni. Una spada trafigge l'anima mia, ieri, oggi. Tu ci sei, sono qui e ti cerco nel vuoto che sento. Ami l'uomo, tua creatura che ha
perso il senso, preferisce la paura all'amore, a te è nel buio ma non vuol sentire la tua voce che grida in lui. No, la croce non ha l'ultima parola. Io lo so, io l'ho visto, l'ho saputo dal cuore stesso di Dio. Magnifica Maria, che dall'alto dei cieli vedi me. Donna che Dio
Conosco quella croce, quella che Lui ha portato per voi. L'ho portata anche io per voi e continuo a portarla, essendo sopravvissuta alla croce, quella croce che ha spogliato mio figlio delle sue vesti e a me di tutti gli aggettivi. Donna, ecco tuo figlio. Non sono più madre che rinuncia al figlio, ma sono ora la madre che si fa madre dell'umanità. Ferita di una ferita che non fa più male, nell'angoscia della croce ho sostato, ho trasformato in carne quel lacerante dolore. Ma non è la ferita ad avere l'ultima parola. L'ultima parola appartiene alla resurrezione. Non temete. Lei, la donna del terzo giorno, con negli occhi il riflesso dei misteri del risorto. Lei, testimone del duello tra la vita e la morte. Lei, testimone di ciò che priva la morte. Lei, testimone dell'amore.
vi ringrazio tutti, è stata una bellissima esperienza per noi. Non faccio il nome di nessuno perché siamo veramente un corpo solo, un'anima sola, come avete visto, insomma ce l'abbiamo messa tutta. Era la prima prova per noi di questo spettacolo pensato da circa 2 anni, spero che insomma vi sia entrato nel cuore come è entrato a noi, quindi vi ringrazio veramente calorosamente. Se volete sostenere quello che facciamo vi invito a lasciare quello che volete, quello che potete nella piccola cassetta che trovate in fondo. E se avete piacere rifacciamo il Gloria. Alte le mani, eh! Noi qui al Porto siamo orgogliosi di aver fatto spazio alla prima, alla vostra prima. La prima vuol dire che poi ce ne saranno tante altre, speriamo, di questa e anche di altre opere che andate a fare. Penso che siamo rimasti tutti contenti, no? Bene. Thank you.
Grazie Don Gesualdo, grazie Laura Mandolini, lo so che non sono contenti ma lo dovevo dire perché ci avete creduto ancora una volta in noi, e grazie a tutti ancora, buonanotte e buona serata.